Beh, cosa volete? Ogni tanto anch'io faccio le pulizie qua, eh. Sempre sporco. So, ok, se niente, salve a tutti. Bentornati con One Piece Limited Cruise 1. E tipo prima ho riuscito a fare tipo questo, no? Scuotendo. No, vabbè. Stavo cercando qualche pezzo di mappa in giro per la nave. Sono andato tipo... Ho fatto un po' di ricerche per le isole. Infatti dopo vi metto qualcosina. Wow. Andiamo a prendere un attimo qualche pezzo di mappa. Che ne dite? Uno so, mi ricordo bene dov'è. Ed è esattamente dove siamo finiti. Che figata, questo non lo sapevo. Oh! La stiva! Ok, qua c'è il frammento 3. La stiva! Credo sia la stiva, non lo so bene. Questo è dove praticamente c'è la roba di Franky. Wow! Ovvero dove Franky praticamente usa la sua Coca-Cola. Mappa frammento 4. Ne mancano due e uno mi ricordo benissimo dov'è. Aspettate però un attimo, adesso che l'ho trovato lì. Perché lì c'è un cerotto? Sto bucando la nave da tutte le parti, ma perché lì c'era un cerotto? Non ne ho idea. Dovete controllare bene per terra, in quanto si trovano appunto per terra. Vabbè, comunque, niente, sono andato comunque a fare un bel po' di ricerche, un po' troppe forse, e infatti tipo adesso siamo pieni di oggetti. Quindi, per liberarcene, opterei, qui intanto ne ho trovato già un altro, che è il frammento 1, e già si intravede, giusto? L'isola del legno. Ma dove? Non ne ho idea. Comunque è una cosa che ci serve, quindi l'andrò a fare il prima possibile. Comunque, allora guardate un po' in deposito, mi pare. Non lo so, se notate qualcosa di nuovo bene. Non è qui in deposito comunque, ma è in menu pausa. Guardate un po', abbiamo 10 talpe. Ho fatto un po' di scorte di talpe, già che c'ero. Quindi le andremo a usare. E c'ho anche tipo un paio di bombe, giusto? Due o tre. Sì, basta, andiamo. Ho fatto salire i cosi e i personaggi. E direi di salpare. Cosa facciamo? Ah, sì, dai. Salpiamo che andiamo a buttare giù un paio di muri. Avete presente quei muri grossi,
che c'erano in giro per le isole, no? Quei propri muri che non si potrebbe distruggere col piccone, li rompete appunto con talpa e bombe. E ne ho preso appunto un bel po' per quello. Allora, direi di usare il cannone, che facciamo un bel po' prima. Allora, le cose da distruggere sono i pallini bianchi. Quindi io ne ho già uno lì, andiamo subito lì. Ho le quaggate dietro. Dunque, ah, già che ci sono, vi faccio vedere gli status dei personaggi, ovvero a quanto sono di mosse. 36% Rubber, 31 Zoro, infatti lo sto usando, 47 Nami, sì, 40 Usopp, 45 Sanji, 45 Chopper, 33, ok, 33 Robin, 33 Franky, 43 Brook, ok, 31. Quindi tipo sto facendo imparare qualcosina anche a Zoro, che Zoro ne ha da imparare, e anche belle, anche molto belle direi. Ok, allora da che parte era? Di qua. Di qua e poi giù, vero? Sì, qua. Qua ne abbiamo già una. E come vedete ci servono i punti rossi. Ah, e anche quelli gialli. O d'oro, gialli, come volete chiamarli. Quindi, cavolo. Beh, convertirei queste. Tanto le rocce maneggevoli, queste, poi queste, via. Però ci servono i punti d'oro comunque. Bravo Picio. Io che non controllo neanche. Per il resto ci abbiamo tutto. Bene, ci saranno solo i punti d'oro. Vado, faccio un salto e arrivo. Ok. Il frutto dorato ce n'è da 3. Quindi ne converto. Ah no, 3 totali, ok, fu. A me ne servono 2. Quindi ne convertiamo 3. Ok. Bla bla bla. Cos'altro possiamo fare già che ci siamo? Nient'altro. Io mi porterei dietro giusto un uovo d'oro in caso, e un frutto sempre in caso. Poi mi porterei dietro niente. Allora, intanto fatemi depositare sto robo. Via. E le sfere nere, che per ora proprio non ce ne facciamo niente, non possiamo depositarle. Bene. No. Ok. Bene. Cannone di qua. Ricatapultiamoci lì. Adesso che abbiamo i punti, così non ci rompo le balle. Allora, praticamente i mega sassi, teoricamente, cioè teoricamente, molte volte non contengono niente di che. Hanno solo, sono solo per completare appunto il pezzo d'aria. Attivalo. Non rompere. Vai Frankie. È un tunnel. Se me lo ricordo bene, perché era solo un tunnel. Punto. Ecco qua. Però
Questo ci porta dove? In un'altra area proprio. Questo non me lo ricordo. Calmo. Non so che cacchio di nome c'hanno. Questi non mi ricordo se apparivano. Questi non sono apparsi più che altro. Non sono apparsi nell'anime, giusto? No. Sai che sono nuovi. Ok, una spada. Il canto del leone è il 3. Devo portarle anche tutte al 5, quindi. Mi fate andare avanti, per favore? Bene. Ah, sì, la spiaggetta. Qua mi sa che c'è una lotta. Immaginavo. In piedi. Tre spade colpo dei 300, dei 3000 mondi. Tre spade in rapida successione. La mossa speciale. E maestro spadaccino a livello 2. Nemici con spada danno oggetto PS. Ah, ok. I nemici con la spada danno gli oggetti che recuperano PS. Dial. 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 Grazie. Area di pesca. Oh, bene. Forse qua peschiamo qualcosa di nuovo. Si spera. Oh cacchio, è enorme quest'area, ok. Ma mi pare che sia anche la più grossa. Cioè la parte più grossa dell'esplorazione che andremo a fare. Quindi tranquilli, non saranno tutte così. Non voglio usare un break rush per te. Ope, un poignagrif. Potresti leggerci questo? Certamente. Colui che rimase sigillò il grande albero, rendendo i suoi poteri irraggiungibili. Quindi quei vortici potrebbero essere il sigillo, giusto? Sì, forse è così. Chissà per quale motivo decise di sigillarlo. Non si sa. Qua c'è del veleno. Ops, è partito un colpo. Oh! Pepita di ferro puro. E dove stiamo andando, scusate? Oh, nemici. Oh, porca. Scusate. Mi è scappato un break rush. E vabbè. Ah, ok. Aspettate però. Mappa 10. Sì, è questa. Bene. Qui in giro c'è il tesoro della mappa 10. Vediamo subito che ci serve sto tesoro, quindi mi raccomando. Allora, ste cose possono andarsene. Ah, non si convertono? Allora che vadano a quell'isola. Anche sti tre cosi. No, sì, tre cose le converto. Ok. Per il resto, niente. Bene. Apriamo lo scrigno che contiene mulinello definitivo. Ovviamente il mulinello cosa farà? No, non ci andate a caccia. Non provate ad andare a caccia con un mulinello. Bene. Ops, porca vacca, sono sceso. Non dovevo scendere. Dove sto andando? Devo andare. Dove che devo andare? Dove cacchio devo andare? Devo fare tutto quel giro? Ma col cavolo. Me lo faccio sulla nave.
Me lo faccio dalla nave. Così magari vi faccio vedere anche costruire, mi pare. Ah, che idiota. Ah, ok. Niente, il mulinello definitivo lì ancora non ci serve. Ci servirà più avanti, quindi tenetelo.